Ormai qui è passione Pixel. È bello di avere un telefono di Google e anche quello di poter accedere in anticipo alle nuove versioni di Android. Farlo è molto semplice, ci sono quattro metodi principali che adesso vedremo, ma un consiglio vale in ogni caso. Dovete stare attenti perché il rischio di perdere i dati è molto alto, quindi prima di fare qualsiasi cosa fate un backup dei vostri dati e poi ovviamente le versioni beta possono essere instabili, quindi decidete con cautela se utilizzarle o meno, se provarle magari su un telefono secondario solo per vedere le nuove funzioni e non rischiare di trovare il vostro telefono principale che non funziona. Incominciamo dalla modalità più facile, che è quella semplicemente di andare sul sito internet di Android Beta, accedere col proprio account Google, accettare in fondo le clausole e poi vedrete quali dispositivi sono idonei. Registrate quello che volete che sia aggiornato da Android Beta e a quel punto attendete da qualche minuto a qualche ora che vi arrivi un aggiornamento OTA sul vostro telefono e accetterete anche lì e una volta che sarà applicato quell'aggiornamento, il riavvio, il telefono sarà con Android Beta. Bene, abbiamo visto il primo metodo che decisamente è più facile, quindi il più consigliabile, però se non volete aspettare che vi arrivi l'OTA e siete un po' più smanettoni, adesso vediamo gli altri tre metodi. Per questi vi ricordate che deve avere la batteria sempre carica, almeno al 50%, serve un PC, serve una connessione internet attiva, serve un account Google, serve un cavo USB per collegare il vostro device al PC e mi raccomando dovete installare prima i driver di Google, ovviamente metto tutti i link in descrizione. Anche il secondo metodo è piuttosto facile, però in questo caso servirà un PC con internet attivo, un account Google e un cavo USB per collegare il telefono al PC. Andate sul sito di Android Flash Tool, dovete prima scaricare i driver di Google da una pagina a parte, lascio comunque tutto in descrizione, poi fate opzioni sviluppatore, abilitate il debug USB e sbloccate. Abilitate lo sblocco del bootloader, quindi questo significherà cancellare tutti i vostri dati nel caso fate quindi un backup prima e a quel punto potete collegare il vostro device e iniziare a seguire la procedura guidata del sito di Android Flash Tool che vi chiederà quale ROM volete installare, la installerà e a quel punto al riavvio avrete quindi il telefono con la ROM installata, ovviamente tutto da configurare da zero. Per quanto riguarda il sideload, il nostro viaggio inizia da un PC, quindi bisogna avere un PC Windows, Apple o Linux. Dobbiamo andare nel sito developerandroid.com e trovare l'OTA, quindi diciamo il file.zip che manderemo sul nostro telefono per aggiornarsi, da scaricare. Quindi molta attenzione, vedete qua la dicitura dei vari telefoni abilitati alla Android 14 e prendete quella giusta. In questo momento noi useremo un Pixel 6, quindi andiamo alla riga corrispondente, vediamo anche il nome in codice del dispositivo che sarebbe Oriol, vediamo che è una beta perché siamo su Android, appunto OTA, e questo vuol dire l'update della beta 5 perché praticamente stiamo mettendo l'ultima beta prima che uscirà Android 14 ufficiale. Quindi ovviamente facciamo download e quindi ce l'avrò qua, oriolbeta.zip. Non dobbiamo scompattarla e ora passiamo alla seconda parte, che è il minimal debug password, che io consiglio in versione portatile, c'è anche la versione da installare, lascio i riferimenti per il download comunque nella descrizione. Cosa dobbiamo fare? Anzitutto io consiglio di rinominare il file zip con un nome più semplice perché ci sarà più comodo in un secondo momento, dopo vedremo il perché, e lo mettiamo nella cartella del minimal Android Fastboot e quindi nella cartella avremo questa situazione. Ora passiamo al nostro telefono che vedete adesso in questo momento è alla versione update beta 4, quindi noi poi passeremo alla 5 e lì vedremo che sarà la nuova build. Sul device dovete avere già abilitato le opzioni sviluppatore. E per fare ciò dovete andare nelle informazioni sullo smartphone, andare appunto nella build e cliccare 7 volte finché non vi compare un pop-up che vi dice che sono state abilitate. Tornate indietro, andate in sistema, eccole qua, trovate la nuova voce e qui abilitate debug USB. Ok, a questo punto siamo pronti per collegare il nostro telefono con il cavo USB al nostro PC. Una volta fatto questo, sul nostro PC facciamo partire la voce che dice CMD Here Exe. Lo facciamo in modalità amministratore. Si aprirà questa finestra e in questa finestra noi facciamo ADB Devices. In questo caso, vedete, ci viene questa voce, consentire debug. Praticamente lui sta dicendo, occhio che se è collegato un dispositivo esterno in modalità debug vi va bene e ovviamente noi sappiamo che siamo noi con il nostro PC, facciamo consenti sempre in modo che non venga richiesto anche in futuro, potete anche ometterla questa voce ogni volta, basta che fate consenti. E a questo punto, se noi rifacciamo ADB Devices, vedete che viene questo numero. Questo numero qua sostanzialmente identifica il nostro device, che è in questo caso il Pixel 6. Sappiamo quindi che il nostro device è collegato in modo ADB
al PC. Quindi siamo pronti per riavviare il nostro device in recovery. Come si fa? Scrivendo ADB reboot recovery. Vedete che il nostro device Pixel 6 si è quindi riavviato automaticamente e verrà fuori una dicitura no command sullo schermo. Aspettiamo che venga. Eccolo qua. A questo punto noi dobbiamo andare in recovery. Come si fa? Si tiene schiacciato il pulsante accensione, poi volume su e poi lasciare subito. Quindi pulsante accensione, volume su, subito. Ed eccoci qua nella recovery. Non dobbiamo altro che andare nella voce Apply Update from ADB. Per muoverci nelle voci basta fare andare su e giù con il volume, volume su, si va in su, volume giù, si va in giù e poi confermare con il tasto accensione. Andiamo quindi in Apply Update from ADB e confermiamo. A questo punto lui dice: "Attenzione, sono in attesa che mi mandi il pacchetto da installare." Torniamo al PC e nel PC scriviamo ADB sideload beta.zip. Quando prima avevo detto che è meglio rinominarlo con un nome facile, ecco perché, se no qui dovete scrivere esattamente il nome del file con cui è stato scaricato, che è molto più lungo. ADB sideload beta.zip invio. Vedete che lui ha iniziato ha trovato il pacchetto, lo sta verificando che vada bene, quindi pian piano inizierà a installarlo. Vedete anche che sul PC sta inviando il file. Quindi dal nostro PC al telefono per poi installarlo, vedete la percentuale di avanzamento e quindi qui semplicemente dovete avere a cura che il telefono rimanga collegato e basta, attendiamo che la procedura sia finita. Quando si è arrivati più o meno al 50%, vedrete che sul telefono dice che il pacchetto è stato interamente inviato nel momento di installare. Se vedete risultato 0 vuol dire che va tutto bene, cioè il pacchetto che avete scaricato era quello per il telefono giusto ed è stato verificato e quindi può essere installato. Infatti vedete Installing Update step 1 di 2. Perfetto, vedete sul PC che c'è scritto che il trasferimento è stato effettuato, il nostro telefono ugualmente dice step 1 di 2, step 2 di 2 di fatte, status 0, come prima abbiamo visto result 0 vuol dire che è tutto ok. L'unica roba che ci rimane da fare è di riavviare il sistema, prima voce già selezionata, quindi cosa facciamo? Schiacciamo power, lui si riavvierà e avremo il nostro sistema aggiornato all'ultima beta di Android. Ecco che si è riavviato, il primo avvio potrebbe essere un po' più lungo del solito, come accade come praticamente dopo qualsiasi aggiornamento. Come vedete non abbiamo perso nessuna parte dei nostri dati e adesso andiamo a vedere che versione build ha il nostro telefono. Eccoci qua, informazioni sullo smartphone, Pixel 6. Update beta 5, il nostro telefono è aggiornato. L'ultimo metodo è quello del fastboot, che invece di installare un'OTA, installeremo una vera e propria factory image, quindi l'intera ROM completa. I dati verranno cancellati, quindi state molto attenti. In questo caso andate in un'altra pagina, anche questa la lascio in descrizione, scaricate la factory image per il vostro device. Una volta che la ROM è stata scaricata, questa volta potete anche non rinominarla, la mettiamo nella nostra cartella del minimal ADB fastboot. E in questo caso noi dobbiamo estrarre i file all'interno di questa cartella. Quindi tutti questi file che vedete qua li dovete mettere nella cartella principale di ADB. Gli altri file e cartelle le potete cancellare. Il procedimento è leggermente diverso. Va collegato ovviamente sempre via cavo al PC. Si fa sempre cmdhere come amministratore. Si va sempre ADB devices per capire se il device è collegato, allora lo ricollego perché l'avevo scollegato. Vedete che mi dà che è attaccato. In questo caso, però, la voce da fare è ADB reboot bootloader perché dovremo non andare più in recovery, ma in bootloader. Vedete che lui automaticamente si riavvierà e andrà nel bootloader. A questo punto, la dicitura da fare è flash all. Praticamente, facendo poi invio, lui appunto caricherà, flasherà tutti i file che gli abbiamo dato in questa cartella. E installerà sostanzialmente tutta la ROM da zero. Bene, qualsiasi di questi metodi abbiate scelto, ricordate che comunque IOTA, se il bootloader è bloccato, vi arriveranno come quando avete la normale versione Android stabile, quindi non avete bisogno di flasharli manualmente, a meno che non abbiate questa tentazione e non resistete ad aspettare che vi arrivi l'aggiornamento sul telefono. Potete fare la procedura, magari la più veloce è quella tramite l'Android Flash Tool oppure quella del sideload. Ok, siete arrivati alla versione successiva, beta, l'avete provata, magari non vi convince, è troppo instabile, insomma, volete tornare alla versione stabile, vediamo quali sono i tre metodi principali. Il primo sicuramente quello più facile, immediato, è che risponde a chi aveva scelto anche il primo metodo per andare a una versione beta, quindi avevate aderito ad Android Beta al programma tramite il sito di Google, bene, basta che andate sullo stesso sito e dichiarate di non voler più aderire, quindi di uscirne. Allo stesso modo vi arriverà un aggiornamento dopo qualche ora, magari qualche giorno, e vi ritornerà alla versione stabile.
ricordatevi che cancellerà tutti i vostri dati, quindi fate un backup prima nel caso. Il secondo caso è perché aveva fatto sideload o aveva usato Android Flash Tool. Bene, Android Flash Tool direi che è anche la soluzione migliore in questo caso. In questo caso andate sempre su quel sito, andate sempre con le opzioni sviluppatore abilitate, i driver di Google installati sul PC. E non scegliete più l'ultima versione beta, ma scegliete l'ultima versione stabile. Attenzione perché lui di default avrà flaggate due caselline che potete modificare: wipe data e lock bootloader. Nel primo caso cancellerà tutti i vostri dati. Allora, Google dice che quando fate downgrade da una versione superiore a una inferiore sarebbe meglio cancellare tutti i dati, però voi potete anche decidere di non farlo, togliete il flag di wipe data e vi terrà tutti i dati, sempre con il rischio e il pericolo che ci sia qualche problema una volta riavviato il telefono. L'altra casellina la terrà invece bloccata perché vuol dire che vi ribloccherà il bootloader se fosse stato sbloccato. In questo caso riceverete gli aggiornamenti automatici senza doverli scaricare manualmente, quindi come siete abituati anche adesso. L'ultima modalità è proprio quella del fast boot. In questo caso, invece di mettere la factory image di Android beta, metterete la factory image di Android stabile. Stesso procedimento, quindi dovete collegare il telefono con opzioni sviluppatori abilitato e l'OM unlock abilitato. Andate nella DB Minimal Fastboot, nella cartella metterete la ROM con tutti i file estratti, la ROM stabile. A questo punto collegate il telefono al PC, fate DB Device per vedere che sia collegato, ADB Reboot Bootloader e lui si riavvierà in bootloader e fate Flash All e lui riflasherà tutti i file e tornerete alla versione stabile di Android con i dati cancellati, quindi anche in questo caso occhio al backup. Ultimissima co cosa da fare in questo caso è ribloccare il bootloader perché, come ho già detto prima, quando avete il bootloader bloccato, se per una questione di sicurezza, ma soprattutto riceverete nuovamente gli aggiornamenti OTA di Android stabile e quindi tornerete esattamente alla situazione precedente. Per fare questo, sempre in bootloader, dovete ovviamente, una volta riavviato il telefono, dopo aver messo Android stabile, rifare la configurazione iniziale molto veloce, in modo che riuscite a ritornare nelle impostazioni, sbloccare l'opzione sviluppatore, mettere il debug a USB, a quel punto ricollegare il telefono, andare su ADB Minimal Fastboot, attivare sotto il CMD Here, verificare con ADB Device che sia collegato il telefono, nel caso dare l'assenso, farlo tornare in bootloader, quindi ADB Reboot Bootloader, e a quel punto dargli il comando Fastboot Flashing Lock. Tutto qua, già finito, il telefono sarà come nuovo, come uscito dalla scatola, con l'ultima versione di Android stabile e riceverete nuovamente gli aggiornamenti OTA. Bene, abbiamo visto i quattro metodi principali con cui aderire a una versione beta di Android e anche il modo di tornare indietro a una stabile. Quindi adesso la decisione sta a voi, mi raccomando, divertitevi in modo responsabile, nel senso che dovete stare attenti ai vostri dati, ma il bello di Android è anche questo, giocare un po' con il ROM e smanettare, e quindi se siete appassionati vi consiglio di farlo.